sono Francesca, sono una laureanda in scienze dell'architettura al Politecnico di Milano e sono appena tornata dalla mia esperienza di stage a Shanghai. Sì, assolutamente. Diciamo che tutte le conoscenze che ho preso durante il mio percorso universitario, il mio percorso formativo, mi sono risultate utili. Non ho avuto grandi difficoltà da questo punto di vista, anche perché appunto la mia era una facoltà abbastanza tecnica, quindi in realtà ero già abbastanza preparata dal punto di vista pratico al mondo lavorativo. E sì, sicuramente è inerente al mio percorso di studi, magari non è esattamente il percorso classico che uno studente di architettura sceglierebbe, perché io ho deciso di fare un'esperienza in un campo un pochino variegato che unisse tutte le mie varie passioni, che sono anche il design, l'interior design, la grafica, quindi ho cercato appunto, forse è riuscita a trovare un'opportunità in un campo dove mi potessi interfacciare con vari settori creativi e non. Quando ho raggiunto sicuramente il fatto di lavorare in una realtà completamente diversa rispetto a quella italiana, con persone con una cultura lavorativa e non molto diversa, quindi era diciamo una sfida costante, però anche una scoperta costante. Quindi oltre ad imparare qualcosa appunto inerente al settore lavorativo, sicuramente anche imparato qualcosa di più riguardo alla cultura cinese, anche questo solo e semplicemente andando a lavorare, confrontandomi con i miei colleghi, vedere come affrontavano i problemi, le problematiche. Quindi sicuramente questo, e poi appunto essendo una realtà con un mercato molto attivo, cioè, ci sono sempre cose nuove da fare. Ci si può confrontare appunto con sempre nuove sfide e nuovi compiti da affrontare. Sicuramente la differenza principale è la fiducia e la responsabilità, nel senso che a Shanghai mi sono trovata da sola sostanzialmente a dover fare dei progetti o comunque a svolgere dei lavori che avevano una certa responsabilità. Ovviamente è un valore aggiunto secondo me, perché ti fa sentire anche più apprezzato dalle altre persone, ti aiuta a crescere di più. Non è il classico stage dove si fanno le fotocopie o dove si aiuta, ma effettivamente sei attivo in prima persona e puoi fare qualcosa che diciamo magari non riusciresti a fare in Italia, perché sei sempre magari un po' più in secondo piano, eccetera. Quindi sicuramente la fiducia e la responsabilità. Sicuramente la parola che mi viene in mente è la responsabilità, perché veramente mi ha colpito molto questo aspetto della mia esperienza di stage, e poi la dinamicità della città, che si riscontrava anche a livello lavorativo. Poteva, ad esempio, nel mio settore, da un giorno con l'altro poteva venire fuori un nuovo progetto, bisognava affrontare un nuovo cantiere, era tutto in costante evoluzione. E poi un altro concetto sicuramente sono i contrasti, magari non è molto inerente all'ambito lavorativo, ma più alla realtà di tutti i giorni, perché comunque in ogni caso si vive costantemente. È una città immensa, ma allo stesso tempo non è alienante. È molto interessante vedere come una via è piena di palazzi moderni, persone che parlano inglese, persone con degli atteggiamenti comunque occidentali, poi spostarsi di qualche metro e trovare invece una via con delle piccole casette tradizionali cinesi, con persone che non sanno dire nulla in inglese, che può sembrare una cosa negativa, ma in realtà ti aiuta, insomma, ti accresce molto, perché devi riuscire farti capire, a capire cosa vogliono dire, comunque sicuramente anche i contrasti. Sì, lo consiglierei sicuramente. Mi sono trovata benissimo, penso che mi abbia aiutato sia dal punto di vista lavorativo che personale, quindi lo consiglierei assolutamente.
io sono appena tornata in Italia da 2 giorni, quindi in realtà non mi sono ancora messa alla ricerca di qualcosa di nuovo, di una nuova esperienza, però l'azienda per cui ho lavorato a Shanghai siamo rimasti in ottimi rapporti e infatti mi hanno proposto, nel caso volessi tornare, comunque di ricontattarli per trovare insomma un accordo per rimanere. Saluto tutti quelli che stanno guardando questo video e ciao!